Vieni di nuova volontà a pregare in me, offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. E Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò sono una regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccio vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in esse. La Vergine Maria, nel regno della Divina Volontà, 21ª meditazione, 21esimo giorno, la Regina del Cielo, nel regno della Divina Volontà, sole che sorge, e non erige il Verbo Eterno in mezzo a noi. L'anima alla sua mamma, Regina. Mamma dolcissima, il mio povero cuore sente il bisogno estremo di venire sulle tue ginocchia materne per confidarti i miei piccoli segreti, da affidarli al tuo cuore materno. Senti, oh mamma mia, nel guardare i grandi prodigi che opererò in te, il Fiat divino, mi sento che non mi è dato limitarti, perché sono piccola, debole, e per le lotte tremende della mia esistenza che mi atterrano e non mi lasciano un filo di vita. Mamma mia, oh come vorrei sfogare il mio cuore nel tuo per farti sentire le pene che mi amareggiano e il timore che mi tortura. Che possa mancare di compiere la Divina Volontà. Pietà, oh Madre Celeste, pietà. Nascondimi nel tuo cuore ed io perderò la memoria dei miei mali per ricordarmi solo di vivere di volontà divina. Lezione della Regina del Cielo, Madre di Gesù. Figlia carissima, non temere, fidati della mamma tua, versa tutto nel mio cuore. Ed io terrò conto di tutto, ti farò da mamma, cambierò le tue pene in luce e me ne servirò per allargare i confini del regno della volontà divina nell'anima tua. Perciò metti tutto da parte per ora ed ascoltami. Voglio dirti ciò che operò il piccolo re Gesù nel mio seno materno. E come la mamma tua non perdette neppure un respiro del piccolo Gesù. Onde figlia mia, la piccola umanità di Gesù andava crescendo unita ipostaticamente con la divinità. Il mio seno materno era strettissimo, oscuro, non c'era spiraglio di luce ed io lo vedevo nel mio seno materno immobile, involto dentro di una notte profonda. Ma sai tu chi formava questa oscurità sì intensa all'infante Gesù? La volontà umana, nella quale l'uomo volontariamente si era involto, e per quanti peccati commetteva, tanti abissi di tenebre formava intorno e dentro di sé, in modo che lo rendeva immobile a fare il bene. Ed il mio caro Gesù, per mettere in fuga le tenebre di questa notte sì profonda in cui l'uomo si era reso prigioniero della sua stessa volontà tenebrosa, fino a perdere il modo di fare il bene, scelse la dolce prigione della mamma sua e volontariamente si esibì all'immobilità di un omissimo. Figlia mia, se tu sapessi come il mio materno cuore era martoriato nel vedere piangere e sospirare nel mio seno il piccolo Gesù immobile, il suo palpito ardente palpitava forte forte, smaniava d'amore, faceva sentire il suo palpito in ogni cuore per chiedere pietà, per pietare le loro anime, perché lui per amore loro volontariamente aveva scambiato la luce con le tenebre, affinché tutti potessero ottenere la vera luce per mettersi in salvo. Figlia mia carissima, chi può dirti ciò che soffrì il mio piccolo Gesù nel mio seno? Pene inaudite ed indescrivibili. Era dotato di piena ragione, era Dio e uomo, ed era tanto il suo amore che metteva come da parte i mari infiniti di gioie, di felicità, di luce, tuffava la sua piccina umanità
nei mari di tenebre, d'amarezza, di infelicità e di miserie che gli avevano preparato le creature. Ed il piccolo Gesù si raddossava tutte sopra delle sue spalle come se fossero le sue. Figlia mia, il vero amore non dice mai basta, non guarda le pene, e da via di pene cerca colui che ama. Ed allora è contento quando mette la sua vita per ridare la vita a colui che ama. Figlia mia, ascolta la mamma tua, vedi che gran male è il fare la tua volontà. Non solo prepari la notte al tuo Gesù, ma vi formi mari d'amarezza, di infelicità e di miserie, in cui resti tanto travolta che non sai come uscire. Perciò sii attenta, rendimi felice con dirmi: voglio fare sempre la divina volontà. Ora senti, figlia mia. Il piccolo Gesù, spasimante d'amore, stava in atto di muovere il passo per uscire alla luce del giorno. Le sue ansie, i suoi sospiri ardenti, i desideri di voler abbracciare la creatura, di farsi vedere, di guardarla per la vita, se non gli davano più breve. E come un giorno si era messo la vedetta alle porte del cielo per chiudersi nel mio seno, così sta in atto di mettersi alla vedetta alle porte del mio seno, che è più che cielo. Ed il sole del Verbo Eterno sorge in mezzo al mondo e vi forma il suo pieno meriggio. Sicché per le povere creature non ci sarà più notte, né alba, né aurora, ma sempre sole, più che nella pienezza di mezzogiorno. La mamma tua si sentiva che non più lo poteva contenere dentro di sé. Mari di luce e d'amore vi inondavano come dentro di un mare di luce. Lo concepì così: dentro di un mare di luce uscì dal mio seno materno. Figlia cara, per chi vive di volontà divina, tutto è luce e tutto si converte in luce. Onde in questa luce io, rapita, aspettavo di stringere tra le mie braccia il mio piccolo Gesù, e come uscì dal mio seno sentì i suoi primi vagiti amorosi, e l'angelo del Signore me lo consegnò fra le mie braccia. Ed io lo strinsi forte forte al mio cuore e gli diedi il mio primo bacio, ed il piccolo Gesù mi diede il suo. Per ora basta. Domani ti aspetto di nuovo per seguire la narrazione della nascita di Gesù. Siamo lodati Gesù e Maria. Ogni volta che si rileggono questi scritti sembra un po' come se si leggessero per la prima volta. Sono già diverse volte, sarà adesso la quarta volta che non solo leggo ma anche medito questi passi, però rileggerli e rimeditarli sembra sempre una cosa nuova, perché questi scritti crescono con il lettore. Più si rileggono, questo è una legge universale, e più si colgono alcuni aspetti del tutto peculiari. Allora, l'ambiente qui, la Madonna sta facendo un commento del tempo in cui Gesù è stato in gestazione nel suo grembo virginale. E ci sono due cose da tenere presenti. La seconda è un pochino più accennata, ma io amo metterla un pochino in evidenza. Perché detto fra me e voi, sì, è vero che Gesù, adesso lo vedremo, ha sofferto nel seno della Madonna alcune cose, però io soffrirei volentieri, insomma, quelle cose, se potessi, insomma, perché la Madonna ha detto, quando dice, un giorno si era messa alla vedetta delle porte del cielo per chiudersi nel mio seno, e poi si era messo in atto di mettersi alla vedetta delle porte del mio seno, che è più che cielo. Che succede? Che l'umanità santissima di Gesù, attenzione che la Madonna è anche una grande teologa, unita ipostaticamente alla divinità. Teniamo sempre presente gli insegnamenti dei santi e dei dottori. Noi non ci ricordiamo quando stavamo nel grembo di nostra madre. Se ce lo ricordassimo, insomma, è un posto sicuro, ma capite, è un posto un po' particolare, perché lì dentro è buio,
d'accordo? Lì dentro, insomma, l'aria è abbastanza pochina, insomma, perché ma non voglio fare, perché non sono espertissimo di medicina, ho reminiscenze molto grossolane, no? Ecco, però insomma la vita del feto è completamente collegata, quella della madre, alla cente, le cose, eccetera, ma quindi quando si ha l'uso immediato del libero arbitrio, e l'umanità di Gesù ha avuto senza dubbio l'uso immediato del libero arbitrio, e quindi la coscienza, capite che non ha vissuto quel tempo come lo viviamo noi, ha vissuto quel tempo in stato di coscienza, e inserito nel tempo, quindi capite, cioè, perché l'umanità di Gesù non era apparente, non era un'umanità vera, e quindi è stato 9 mesi in quello stato. Le acque virginali, per carità, dentro la Madonna, sentire la voce da di dentro e tanti altri incanti della sua anima sono più che cielo, però c'era anche quest'altra dimensione non casuale, ecco. Perché questa cosa qui Gesù l'ha sofferta per un motivo molto semplice. Noi dobbiamo sempre pensare, sempre, questo vale per le cose che ha fatto Gesù e per le nostre, di essere sommamente incapaci di comprendere i divini disegni, noi. Ma noi dobbiamo sapere che quello che fa il Padre Eterno non c'è neanche un minimo dettaglio apparentemente insignificante che non ci abbia un senso, perché il Padre Eterno non fa niente senza motivazione o a papera, niente. Solo che lui dice: ma è successa questa cosa, come mai? Perché fino a quando siamo in questa vita la nostra conoscenza, la nostra comprensione è estremamente limitata. Ma attenzione, il fatto che noi non lo capiamo non significa che non ci sia una motivazione. Ecco perché in questa vita dobbiamo unirci nella fede e adorare i divini disegni che non si possono comprendere, ma Dio comprende molto bene. Allora qui la Madonna ci sta spiegando qualcosa. Perché l'immobilità e le tenebre del mio seno materno per 9 mesi? Perché Gesù sta soffrendo la pena che l'uomo ingenera a se stesso agendo di volontà umana. Notte profonda, qui ci sta, attenzione, un trinomio che bisogna ricordarselo bene. Il trinomio è questo qui: mari di amarezza, di infelicità e di miseria. Questi sono i bei frutti della nostra volontà umana. Quindi, come sempre dobbiamo fare quando ascoltiamo queste cose, sento tante amarezze nel mio cuore, mi sento tanto infelice, mi sento circondato di miseria e miseria, ai ai ai, vuol dire che sto vivendo di volontà uccella. Allora, l'altro termine chiave è che la volontà umana fabbrica le tenebre. Che significa fa? Fabbrica, le forma, le fa. La volontà umana nell'uomo, per quanti peccati commetteva, tanti abissi di tenebre formava, attenzione, intorno a sé e dentro di sé. Quindi ci sono le tenebre e poi altri nomi: miserie, amarezza e infelicità. Tenebre, tenebre, vi ricordate il film di Dario Argento, che lo vedi quando ero piccolino, terrorizzato, mi portarono al cinema, vedete quella cosa lì? Le tenebre, il principe delle tenebre. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Chiunque fa il male odia la luce, non viene la luce, ma chi opera la verità viene la luce, perché appare chiaramente che le sue opere sono fatte in Dio. La notte, anche la notte umana che vediamo qui, sappiamo essere un fenomeno atmosferico, sapete che la notte dipende semplicemente dal fatto che la terra si gira dall'altra parte, ecco, ma il sole brilla sempre, è che la terra si gira dall'altra parte, è un'immagine bellissima anche
vedete che quando la scienza fa dei buoni prodigi e dei buoni progressi ci aiuta anche a meditare un po', no? Il sole non cessa mai di brillare. Il problema è che la Terra si gira dall'altra parte perché gira. Il problema grosso è quando ci siamo noi, quindi chi è che forma le tenebre? È la Terra. Perché se la Terra non si girasse, rimanesse sempre rivolta verso il sole, però la Terra è rotonda, come basta sempre rivolta verso il sole, dovrebbe essere. Ok? Ma le tenebre sono prodotte dal moto della Terra, perché il sole splende sempre. Sapete che il sole negli scritti è la divina volontà, e noi siamo l'umana volontà che si gira dall'altra parte e forma le tenebre. D'accordo? Le tenebre sono una cosa molto molto reale, quando è notte, non si vede niente. Adesso noi abbiamo la luce elettrica e tante altre cose, ma un tempo tutte queste belle cose che abbiamo ce l'avevano, o c'era la luna piena, oppure non vedevi niente, se non accendevi una doccia, un po' di fuoco o qualcosa, non si vede niente. Quindi se non c'è qualche fonte, diciamo così, per fare qualche luce naturale, cioè col fuoco, la notte non si vede niente. Ecco, quindi, come mi sento io dentro di me? Che tipo di chiarezze ho nei confronti di Dio, della mia conoscenza di Lui, nei confronti di me stesso? Ci dà capezzo qualcosa di me stesso o no? Sono capace di guardarmi bene? Alla tua luce vediamo la luce, dice la Sacra Scrittura, alla tua luce vediamo la luce. Nei confronti del bene e del male sono capace di rapportarmi bene a questo, di discernere, di ascoltare la voce della mia coscienza, del mio cuore? Perché prima che ci sia una predica di qualche sacerdote che continua, grazie a Dio, a dire questo è bene e questo è male, che ti tocchi quindi e che ti punga, ricordate sempre questa esperienza di tutti, che prima di quella predica ti aveva già punto il tuo cuore, solo che mentre una predica se la senti la ti senti per forza perché le parole sono chiare, distinte, non puoi dire di non averla sentita. Noi con la voce della nostra coscienza, del nostro cuore, molte volte facciamo, come si dice nel linguaggio comune, i finti tonti. Ma questo atteggiamento, che è un atteggiamento proprio da sciocchi, dipende dal fatto che non abbiamo imparato una cosa fondamentale, che è vivere dinanzi la divina presenza. Noi davanti a Dio non ci possiamo... Cioè, se tu adesso fai il finto tonto, il giorno del giudizio particolare, giorno con i ragazzi abbiamo fatto, chiuso il tema dei nuovissimi, questo giudizio universale che prende sempre un pochino di paura a tutti quanti, perché è un giudizio universale. La giustizia di Dio viene glorificata, sapremo tutto di tutti e sapremo tutti perché. Chi è stato ingiustamente perseguitato o tante altre cose, si comprò solo nel Vangelo, ai ai ai, ai ai ai. I peccati occulti anche che abbiamo fatto saranno, se non ci siamo pentiti e li abbiamo portati in confessionale per metterci un bel sigillo sopra, perché è l'unico sistema, quelli saranno messi in pubblica evidenza davanti a tutti. Ma poi andiamo al tuo Signore che c'è la privacy, giudizio universale, la privacy non c'è più. Qui sì, sulla terra c'è la privacy, e al giudizio universale la privacy non c'è più. Un comportamento profondamente stupido, quello di chi fa finta di non ascoltare il nostro cuore. Il nostro cuore dobbiamo ascoltare, dobbiamo imparare ad ascoltare. Anche su alcune questioni, la faccio questa cosa, non la faccio, questa cosa che sto facendo va bene, perché Dio non va. Tutte altre volte, quello che ti dico da sacerdote, perché poi non dico, adesso non dico più il colloquio personale. In pubblico certamente ogni tanto bisogna continuare a dire questo è bene e questo è male, ma nel colloquio personale è meglio di farlo, perché le persone, faccio un po' come Socrate, ce le faccio arrivare da sole, cioè non gli dico questo va bene, questo va male. Allora, primo punto, secondo punto, terzo punto, quarto, ti aiuto a fare discernimento, dico, alla luce di questo che devi fare? E danno sempre la risposta giusta, sempre, perché nessuno è stupido. Nessuno è stupido, anche sulle cose che sembrano più, adesso ultimamente c'è un pochino l'attenzione alla nutrizione, alla salute del corpo, oggi è un, come dire, è un idolo del mondo, però se uno lo
rilegge queste cose nella divina volontà, capisce alcune dinamiche, quindi alcune cose che vengono sottoponendo al nostro corpo, alcuni vizi, capite? Alcuni vizi brutti. Per esempio, ultimamente la situazione, secondo me la stessa cosa l'alcol e il fumo. Allora, se io bevo un pochino di vino, fa bene o fa male? Fa bene, un pochino. E se fumo una sigaretta, fa bene o fa male? Una sigaretta, fa bene o fa male? Punto. Non occorre altro, capito? Quindi vuol dire che c'è una differenza. No, dice, l'alcolismo è peggiore del tabagismo perché fa più vittime. Queste sono le propagande di certe cose. Tu devi pensare. Io dico sempre ai nostri ragazzi, dico guarda, quando vai dall'altra parte, non puoi non pensare, perché non pensare è colpa, le tenebre, la volontà umana ci avvolge nelle tenebre, quando arriva la luce del nostro ci illumina, ma tu la devi accogliere quella luce, perché se il sole bussa alla porta delle tue finestre chiuse e prodotte dalle tenebre umane, quando tu la devi aprire quella porta. Pensare a tutte le meditazioni, se le seguite, le cose, queste sono abbastanza semplici, le cose esteriori, no? Pensate adesso a un turista che entra e disturba durante la messa, ha voglia di lamentarsi. Tu non puoi non pensare, cioè, che cos'è la chiesa? È un museo? La chiesa non è un museo, la chiesa è la casa di Dio, è un luogo di culto, per cui tu, punto primo, in chiesa dovresti sempre entrarci con questo spirito, d'accordo? Ma se proprio vuoi entrarci a dare un'occhiata in giro, fallo quando nessuno sta pregando e non ci sta il culto in atto, per rispetto. Ma se una persona si mette a pensare a questa cosa, ci arriva, così come in chiesa non si fa il mercato, così come in chiesa non si entra nudi, capite? Io dico, ma se arrivasse il Papa a casa tua, ti presenti ciabatte, pantaloncini e canotta, lo faresti? O se viene il Presidente della Repubblica, se viene Mattarella? Ma te pensi che in chiesa c'è sta qualcuno che è inferiore al Papa o a Mattarella? Capite il non pensare? Non c'è bisogno del cartello, capite, se uno pensa. Io mi vergogno a mettere certi cartelli, anche quando vengono gli sposi, gli devo dire certe cose, ma che non ci avvenghi da solo, che la sposa che si presenta nuda all'altare, ma che matrimonio fa? Ma che ci vuole? La scienza infusa, ma te devo mettere su tutta la carità possibile, sarebbe opportuno, sai, mi raccomando, perché per decoro. Io mi vergogno a scrivere quelle cose, perché se me le dicessero a me, io mi offenderei. Dice, ma che sei scemo? Ma che ci arrivo da solo? Ma che non devi dire tu che posso venire all'altare del mondo? Ma ci vengono, capite? Ma perché ci vengono? Perché questo si è andata a farsi benedire. Ecco le tenebre dell'umana volontà. Io vorrei tanto, tanto, proprio questo è proprio il mio sogno, che chi legge queste benedette cose, capito? Capisse bene alcune dinamiche, perché non si tratta di fare la preghiera in più, la preghiera di meno, di Fiat, ho detto tante volte le battute che mi fanno i ragazzini, che mi piacciono le Fiat, che invece c'ho la Fiat, eccetera, eccetera. Qui c'è la sostanza della vita, capite? E noi questo lo dobbiamo imparare. E se uno pensa, io gli esempi che faccio, li faccio apposta, ci arriva. Io ho detto, io ho parlato con tantissime persone, ho confessato tantissime persone. È vero che noi ci sono dei momenti della vita in cui perdiamo il senno, formiamo le tenebre intorno, diventiamo degli epeti, ma la campanellina che suona con un suono sempre più soffuso nel cuore c'è, capite? Perché quando il Signore ti fa la grazia e qualcuno viene e te le suona e te le canta, d'accordo? Che è una grazia, non una disgrazia, quello che fa alla campanellina la prende e fa, non le fa fatto. Hai capito? Della scampanella della campanata, capito? Ma dopo tu ti accorgi che quella campanellina suonava, se tu ci hai messo, avete visto quando uno mette un panno intorno alla campanella, non si sente più, no? Che hai cercato tutto il modo di non sentirla più, come Pinocchio con il grillo parlante, eh? Guarda che Pinocchio è una grande favola, perché il grillo parlante è la voce della nostra coscienza, che una cosa ti chiede, la via martellate, d'accordo? Come ci pare? E che significa come ci pare? Lo fa la volontà umana,
avrai campato con la volontà. Capite come tutti quanti i cerchi tornano tutti? Ecco, torniamo a sto trittico. Tempo, no, amarezza. Tempo abbiamo già visto, infelicità e miseria. Amarezza, infelicità e miseria. Invece nella divina volontà che c'è? Gioia, felicità e luce. Dicevo ieri un intanto il Vangelo della messa del giorno, bellissimo, la lucerna del corpo e l'occhio. La lucerna del corpo e l'occhio. Se il tuo occhio è nella luce, tu sarai nella luce. Se il tuo occhio è tenebroso, tenebre, tutto il tuo corpo sarà tenebroso, perché la luce della divina volontà brilla dove? Sui nostri occhi. E diceva Federico Santieri, dico, guardate, c'è un segreto per capire come sta messa una persona. Guardala 3 secondi negli occhi, bastano 3, d'accordo? 3 secondi. E con 3 secondi negli occhi si capiscono già il 90% di tutte quante le cose. Se c'è luce, se c'è tenebre, se c'è gelo, se c'è amarezza, se c'è felicità, se c'è infelicità. Quindi queste cose bisogna cominciarle a vivere e sul serio per comprenderle bene. Altro piccolo particolare, oggi stiamo andando un pochino. Figlia mia, il vero amore non dice mai basta. Riferito all'amore di Gesù, tutto quello che si è. Il vero amore non dice mai basta. Sapete, chi prega alle ore della passione, almeno per me uno dei punti abbastanza, ci sono dei, alle ore della passione ci sono degli incroci, no? Cioè passare quell'incrocio senza che ti prenda ogni volta che ci ripassi un colpo è molto difficile. Per esempio uno degli incroci che a me fa alla prima ora, dice guarda il tramonto, dice è la mia ultima giornata terrena, domani costruirò, non ci starò più. Io non volevo quella cosa, è meglio che non ci penso, no? Cioè, non si può leggere una cosa del genere, capite? Oppure Gesù crocifisso, innalzato sulla cruce, tutto quello vissuto, la prima cosa che dice è più pene ancora. Non si possono sentire quelle cose, capite? Il vero amore che non dice mai basta. E questo è l'amore con cui ci ha amato nostro Signore Gesù. Il vero amore che non dice mai basta. E poi le ultime bellissime cose che ci ha consegnato Maria Santissima, davvero belle, significative, l'imminenza del parto. La mamma tua si sentiva che non più lo poteva contenere dentro di sé. Mari di luce e di amore mi inondavano. E come dentro un mare di luce lo concepì, così dentro un mare di luce uscì dal mio seno materno. Qui, per andare nei particolari, basta andarsi a leggere gli scritti di Maria Valtorta che descrivono esattamente il parto di luce di Maria Santissima. La Madonna è entrata in estasi, dentro la ruota di Betlemme un fiotto di luce insostenibile agli occhi umani, e quando è uscita dall'estasi e è andato via questo fiotto impressionante di luce, la Madonna si è trovata con il bambino in mano e gli ha dato il primo bacio e lo ha ricevuto. Attenzione a non essere che nessuno di noi pensi che queste cose sono favole, sono leggende. Attenzione, che la Madonna è vergine prima, durante e dopo il parto di Maria Santissima è stato un parto virginale. Permettetemi insomma questa piccola divagazione catechetica. I padri della Chiesa dicevano ti stupisci. Gesù Cristo è uscito dal sepolcro senza rotolare la pietra, questo ricordatevelo, perché la pietra, ci dicono i Vangeli, l'hanno rotolata gli angeli dopo che era uscita per far vedere che la tomba era vuota. E Gesù, la sera di Pasqua, è entrato nel cenacolo a porte chiuse. Ecco, e se fosse stata presente all'incontro con i giovani, vi do la bella notizia, quando saremo risolti, queste cose le fanno noi, senza nessunissimo problema. Si passa attraverso i muri pur avendo un corpo vero e tangibile senza sentire la resistenza dei grandi, perché si partecipa di una delle, in modo, in questo modo il nostro corpo partecipa di una delle prerogative divine e molte altre. Insomma. Colui che è passato a porte chiuse
aveva difficoltà a uscire a porte chiuse dal grembo della Madonna senza necessità di lacerare la sua virginità? C'era qualche problema? Voi dicono, c'è qualche problema? C'è qualche problema? Forse non c'è nessun problema. Trattate questa norma di fede, questa non è una cosa, dice, ma bella sta cosa, ci credo, d'accordo? Per cui le rappresentazioni, hanno fatto tanti film su Gesù e Maria, attenzione, io non faccio nomi per ragioni di carità, ma nei film su Gesù e Maria in cui si vede la Madonna che strilla quando partorisce, che Dio abbia pietà di chi li ha fatti, d'accordo? Quella è una blasfemia, perché la Madonna non ha fatto nessuno strillo durante il parto. Parla le mamme che sanno che significa partorire, perché lei non ha partorito così. E ne vale per questo dire, ma il libro dell'Apocalisse dice che era incinta e gridava il dolore della linea del parto, l'ho detto tante volte. La Madonna non ha sofferto per partorire Gesù, la Madonna ha sofferto per partorire noi, non per partorire Gesù. Ed è stato un altro parto, non quello che dà la luce di un bambino naturale, ma quello che dà la luce spirituale con la spada che ti trafigge il cuore, anzi milioni di spade. Tutti i figli della razza umana, insomma, è stato un parto un pochino più impegnativo, insomma, no? Ecco. Le donne più brave ne fanno 24 di figli, insomma, quelle proprio brave, era mamma di Santa Caterina da Siena. Cioè, generalmente ne fanno un pochino di meno, insomma, la Madonna spiritualmente eravate tutti sono escluso, insomma, quindi ne sa qualcosa. E come dentro un mare di luce lo concepì, così dentro un mare di luce uscì dal mio seno materno, ma anche tutta questa luce. Mi piace ricordare che poi sono, intanto mi seguono qualche catechesi, erano contenti, De Sani, il sole, quei ragazzi che hanno scelto questo splendido nome, che fanno un sacco di canzoni dove parlano della luce, siamo luce, siamo luce, siamo luce. La luce è un termine molto potente, molto appropriato per descrivere proprio la vita dei figli di Dio. Per chi vive di volontà divina, dice la Madonna, tutto è luce e tutto si converte in luce. È tanta roba, quindi attenzione che amarezza, tristezza, infelicità, miseria e tenebre non ci sono più. C'è veramente un prima e un dopo, nella misura in cui queste cose ancora ci sono. Stavo a carissimo amico, capito? Per cui vediamo, dice, c'è sempre la famosa querella. E poi universale, cioè, alla fine della mia volta è facile o difficile? Questo è lo stesso discorso che diventare santi è facile o difficile? Dipende dai punti di vista. Okay, capite? Sotto certi punti di vista è molto difficile, sotto altri punti di vista è molto facile, perché sapete cosa dipende? Dipende sempre da noi, dipende sempre da noi. Perché quando in qualche cosa, ho provato un attimo a pensare, no? L'uomo, come dire, ecco perché Gesù parla sempre delle conoscenze, perché la conoscenza ti porta alla riflessione e ti porta a credere, a chiederti vero o falso. Perché quando una persona ci crede in qualcosa, veramente poi si sperimenta che cosa significa che volere è potere, d'accordo? Volere è potere veramente, basta dargli la giusta direzione, perché la nostra volontà è la nostra volontà, cioè, è limitata certamente, ma se uno si mette in testa una cosa, allora io ho conosciuto, tornando a bestemmiatori, ma proprio patentati, dall'oggi al domani, è chiaro che c'è un aiuto della grazia santificante, per carità, ma la grazia santificante è quanto ti aiuti che vuoi, se tu non dici, basta, questa è la cosa più stupida di questo mondo, io non la faccio più, allora non l'hanno fatto più, non per una settimana, per un mese, ma lo stesso, fumatori, dall'oggi al domani, hanno buttato il pacchetto di sigarette, non l'hanno toccato più, perché se lo vuoi lo fai, se non lo fai perché non lo vuoi. Lussuriosi, andiamo ancora a descrivere, proprio i peggio, proprio i vizi incancreniti, proprio lussuriosi, hai capito? Peggio degli animali immondi, dall'oggi al domani angioletti, non dici mica angioletti. Chiaro che c'è, per carità, Santa Madre Chiesa dice che la nostra volontà senza la grazia non può fare nulla, prima di me Santa Madre Chiesa dice il nostro Signore nel Vangelo, no? Senza di me non potete fare niente, è chiaro che quando succede una cosa di questo genere c'è una grazia preveniente e concomitante, ma tu quella la devi accogliere, perché
voglio andare a dare grazie al Signore, se tu te ne ricevi, non la fai quella cosa lì. Quindi ci vogliono delle forti motivazioni per decidersi, e poi una volta che, ecco perché Gesù insiste, dice come sente andiamo a volontà con la decisione, ma la decisione con la D maiuscola è una cosa grossa, perché se tu ti metti in testa una cosa e va avanti come un caterpillar, quella cosa presto o tardi arriva. Cosa come se non fosse da te, difficoltà, travagli, ma se tu ti metti in testa, che ti dice la Santa Teresa? Vuoi diventare santo? Che ci vuole? Ci vuole l'umiltà? No. Ci vuole la carità? No. Ci vogliono due cose. Volontà ferma e risoluta, prima, cioè decidere. E poi la seconda, costanza e perseveranza. Si va avanti a qualunque costo. Cosa dice Gesù con gli scritti? Chi vuole vivere la mia volontà, la meditazione di mattina, a costo di qualunque sacrificio, ad ogni costo, dice. Ripetiamo. A che cosa sei disposto? Vediamo. Cioè, se Gesù dice, se io ti chiedo questo lo fai, se ti chiedo quest'altro lo fai, a che? A quanto giochiamo? Gesù gioca d'azzardo. Giochi d'azzardo non bisogna farli, ma con Gesù è tutto, capito? Cioè è come se uno va al casino e punta sul fisso tutto il patrimonio che c'ha, tutto, se no non mi tengo il 2000 euro perché sai, dove si perde? No, no, tutto, capito? Tutto, tutto, no 2000 euro, tutto, cioè rimango mutante, pure me, pure senza, tutto, capito? Ecco perché, ecco, capire bene questi meccanismi, insomma, queste dinamiche, penso che sia molto importante per chi desidera, insomma, realizzare questo che è un sogno ma è realtà, è lo stesso che è una favola, ma è verità, perché sembra tutto quanto veramente incantevole, ma non lo è, perché non sono favole e non sono chimere, altrimenti il nostro Signore pure qua ci avrebbe perso 40 anni di tempo, insomma, e 36 volumi di roba, insomma, per parlare di queste cose. Siamo lodati Gesù e Maria.